La 17ª giornata dell'immigrazione organizzata dall'amministrazione comunale di Civitanova in collaborazione con l'associazione San Martin di Civitanova Marche e la federazione marchigiana argentina ha riscosso un grandissimo successo con Civitanova al centro del mondo, con Roberto Ciccola abile quanto bravo nel condurre un viaggio incredibile nel mondo attraverso collegamenti con Spagna e Argentina, dove sono stati raggiunti cittadini civitanovesi residenti in quei paesi. Una vera festa e tanta emozione che nessuno ha potuto nascondere, a partire dal presidente del Consiglio Comunale di Civitanova, Ivo Costamagna. Il significato di questa festa è quella di rinnovare una tradizione, ma di cambiarla anche, nel senso che io saluto qui il rettore di Camerino, è per me un onore averlo insieme con noi questa sera, non solo per la sua presenza importante ed istituzionale, ma per quello che significa e per il lavoro che stiamo facendo insieme come amministrazione comunale e anche in questo caso come consiglio comunale, oltre che la Giunta, e l'Università di Camerino. È una sinergia a tre che sta producendo frutti sempre più importanti. Sta iniziando meglio la semina e i frutti che si intravedono sono sempre più importanti. Uno di questi è appunto il trarre spunto dalla 17ª edizione della giornata dell'immigrazione per lavorare ancora una volta insieme di più con l'Università di Camerino. Perché cosa? L'anno prossimo è il 25esimo anniversario del gemellaggio, di quel che fu un gran bel gemellaggio perché partecipato Nozze d'argento. Di Popolo, esatto, con San Martin. Bene, le questioni da allora sono cambiate. Quando io feci il gemellaggio 25 anni fa non c'era bisogno della traduzione, parlavano italiano, erano gente che avevano l'Italia nel cuore. Questi sono i figli, ce l'hanno lo stesso nel cuore, sono emozionati e li si vede al primo impatto. Però bisogna fare qualcosa per risvegliare e ancora di più utilizzare e rendergli utile questo rapporto con noi. E in questo l'abbiamo affidato, ci siamo affidati e cerchiamo di lavorare insieme con l'Università di Camerino per raggiungere questi obiettivi, sotto vari aspetti, culturali, economici, di lingua, addirittura gastronomici, legato anche al discorso dell'Expo agroalimentare, eccetera, del prossimo anno. Tanta ambizione, vasto programma, direbbe De Gaulle. Io credo di no. In un momento di difficoltà la città bisogna dargli anche la speranza di trovare un qualcosa di alto. Di alto sono i sentimenti che ci legano a 10.000 italiani di seconda e terza generazione che vivono a San Martin, sono gli obiettivi che ci siamo dati con l'Università di Camerino. Sono occasioni come quelle di stasera che si trasformano, non diventano più la celebrazione del 17esimo anno, la Cabala dice pure che porterebbe pure non fortuna, diciamo, ma invece ripartire da qui per farci portare fortuna a Civitanova, all'Università, agli argentini, ai civitanovesi e soprattutto a tutti coloro che vogliono vivere un 2015 pensando che si possa migliorare. Questo è l'augurio che vi faccio, di tanta serenità e tranquillità per il Natale, ma anche e soprattutto per il 2015, che per ognuno di noi possa essere migliore del 2014, di crescita, di sviluppo, di soddisfazione personale, di ritorno a un minimo di felicità. Sembra retorica, ma non ridiamo più. E non perché ci siamo stancati, perché non ne abbiamo più le motivazioni. Io ho ritrovato tante energie in questa collaborazione e per questo ringrazio il rettore e spero che Civitanova ne tragga, spero di riuscire a trasmettere un buon civitanovesi. Tanti gli ospiti presenti, tra i quali il senatore Morgoni, l'ex sindaco Marinelli. La serata si è aperta con la cerimonia di benvenuto a Gomez Pisauri Fernando Esteban e Gomez Pisauri Marcelo Xavier, i quali hanno potuto parlare con la loro mamma in Argentina da mezzo secolo. E ricordo la storia di mamma, no? De che la nonna Ricorda la nonna quando portava l'acqua e pensava che sempre raccontava che era un tragitto molto molto lungo da fare. Un momento ricco di emozione quello di trovarsi al centro di una festa. E un momento importante della festa è volver a juntarmi con la mamma. È sempre qualcosa di molto commovente perché rivedere il posto dove è nata la mamma è qualcosa di molto significativo. Con Gomez Pisauri Marcelo
domanda quasi scontata, un pizzico d'emozione? Sí, la verdad que mucha emoción. Es anche molto commovente essere italiano, innanzitutto, e conoscere la cultura, tutto lo che è un po' diverso essendo lontano in Argentina. Solamente tramite il racconto non è lo stesso che essere presente, vivere l'emozione della cultura dove sono stati i zii, la nonna, la mamma, infine, tutta la famiglia. Una serata quindi da non dimenticare mai. Infatti sarà sempre nella memoria, nel ricordo che trasmetterà anche alle figlie, perché è pochi comune, pochi fanno questo di portare gli oriundi per conoscere la cultura, le origini dei parenti. Questo è molto commovente. Non poteva non essere sottolineata ed applaudita la presenza della scuola di recitazione Enrico Cecchetti, che si è esibita tra gli applausi del pubblico presente nella sala consigliare del Comune di Civitanova. Momento di grande intensità emotiva, la consegna del premio Civitanovese nel mondo al maestro e direttore d'orchestra Alfredo Sorichetti. Formato al Conservatorio Rossini di Pesaro, all'Accademia Musicale di Pescara, studiando composizione con il maestro Cesare Celsi e pianoforte con il maestro Valentini, ha diretto orchestre prestigiose in giro per il mondo, si è esibito anche come pianista, dirigendo cantanti lirici famosi in opere come La Traviata, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia. Sì, mi fa veramente molto piacere, è una piacevolissima sorpresa. Stavo pensando proprio prima di venire qua e non avevo mai fatto il calcolo delle nazioni che ho visitato e nelle quali sono stato invitato come direttore d'orchestra. Sono 19, sono tantissime. L'America, Stati Uniti e Messico, l'Asia, la Cina. Abbiamo fatto una tournée l'anno scorso di 11 città diverse. E poi la Corea del Sud, la Thailandia, e poi Europa, Germania, Austria, Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Russia, Armenia, veramente tantissime. Ma la bellezza di questo mestiere non è solo viaggiare e vedere posti nuovi, conoscere nuove persone, ma entrare in relazione con le persone in maniera... non come un turista e nemmeno come, diciamo, da un punto di vista semplicemente professionale, ma spirituale, perché la musica è spiritualità e quindi ti mette in una veramente in una empatia, si instaura un'empatia con i musicisti, per cui la conoscenza della cultura diversa è straordinaria. Questo premio comunque è un premio importante. È un premio importante perché me lo dà la mia città e io naturalmente sono innamorato della mia città e mi fa molto piacere. Di solito si dà sempre verso la fine dell'attività, io spero che non sia alla fine perché veramente ho ancora tantissime cose che vorrei fare. La cittadinanza onoraria conferita al professor Mario Penesi, un tuffo, un vero tuffo nel mondo scientifico. Uno sguardo al futuro con gli interventi del rettore dell'Università di Camerino, professor Flavio Corradini. Dire che ci siamo, condivido tutto quanto il presidente ha detto, sono felice anch'io di essere qua, sono davvero molto molto onorato di collaborare a un progetto che si inquadra in un discorso decisamente più ampio che abbiamo presentato col presidente, il sindaco e l'amministrazione tutta qualche giorno fa. Siamo molto convinti e determinati, abbiamo parlato di sviluppo territoriale e quando si parla di sviluppo territoriale non si può dimenticare che il territorio si inquadra all'interno di un mondo e i cittadini di Civitanova, concittadini, sono sparsi in tutto il mondo, in particolare in Argentina. L'Argentina ci sta particolarmente a cuore. Per chi non lo sa, l'Università di Camerino e il suo rettore, il rettore in particolare, è presidente di un consorzio interuniversitario Italia-Argentina che ha l'obiettivo primario di fare cooperazione internazionale. Incontro per questo motivo tutti gli anni i marchigiani in Argentina, sono molto appassionati alla nostra regione e ai nostri territori.
E questo evento e queste giornate sono di grandissima lungimiranza. È importante far sentire il nostro territorio nelle varie parti del mondo, nel caso specifico in Argentina, quando andiamo sentono parlare il nostro accento, il nostro dialetto, io vedo sempre gli occhi luccicare. Ecco, è importante che noi li facciamo sentire ancora concittadini della nostra città di Civitanova Marche, anche se a tanti tanti chilometri di distanza. Quindi congratulazioni ancora all'amministrazione, congratulazioni al presidente, davvero una serie di attività molto lungimiranti che fanno sentire i nostri ancora a casa, e questo è molto molto importante. Vedrete che ne usufruirà certamente il turismo, l'economia anche locale, perché loro vogliono ancora sentirsi a casa e noi dobbiamo far sentire la nostra casa da loro. Del prorettore vicario dell'Università di Camerino, professor Claudio Pettinari. Si inserisce a pieno titolo, in quanto l'Università di Camerino è già da diversi anni capofila di un consorzio di università italiane per l'Argentina. E in Argentina siamo già stati numerose volte, dove abbiamo incontrato tanti marchigiani là residenti, tanti civitanovesi, con loro abbiamo stretto degli accordi per una crescita comune. In particolare però oggi siamo qua e credo, voglio ringraziare il sindaco e il presidente del consiglio con i quali stamattina abbiamo già discusso e progettato insieme una serie di attività. Dicevo, siamo qua per presentare il nostro progetto per quello che sarà il 25esimo della celebrazione degli accordi fra il comune di Civitanova e il comune di General San Martín. Il nostro progetto Cruzando el Charco è un progetto in cui mettiamo insieme tante eccellenze del comprensorio civitanovese, le confrontiamo con quelle che sono le eccellenze del territorio di General San Martín, e nell'occasione del 18, 19 e 20 maggio prossimi, quando fra l'altro la città sarà particolarmente accogliente dato che avrà il Giro d'Italia, in quell'occasione noi insieme a una delegazione argentina e insieme ai nostri colleghi dell'università qui proprio a Civitanova celebreremo, discutendo di agroalimentare, discutendo di arte, danza, discutendo di imprenditoria giovanile e infine di quelle che sono state le problematiche, le tematiche legate all'immigrazione. Non solo festa quindi? No, assolutamente, il momento celebrativo è estremamente importante, ma vogliamo mettere dentro a questo contenitore dei concetti di grande importanza, di grande valore, che vogliamo tramandare anche ai nostri figli. La conclusione di una festa incredibile con il sindaco di Civitanova, Tommaso Claudio Corbatta. Soprattutto da questa 17esima giornata è uscito fuori un quadro di movimento, di cambiamento, è uscito fuori un quadro di volontà di non celebrare una emigrazione e un'immigrazione, ma di praticare una buona pratica di convivenza e di collaborazione con coloro che sono fuori e con quelli che sono attorno a coloro che sono fuori, quindi con tutta l'Argentina in questo caso. Parole forti sono state dette. Sì, e questo mi fa molto piacere. Molti interventi hanno tenuto a sottolineare che qui non facciamo una celebrazione, ma facciamo una solidarietà reale. E lei ha detto non ci dimentichiamo. No, appunto, non dobbiamo dimenticarci quando varchiamo quella porta e usciamo da questo edificio che il nostro prossimo, il nostro argentino, immigrato e emigrato, lo troviamo al di là di quella porta, proprio di fronte al nostro marciapiede, lo incontriamo tutti i giorni. Allora, chi vuole realmente essere vicino ai nostri parenti, perché tutti abbiamo i parenti in Argentina, io ce n'ho tanti, allora deve essere vicino a quelli che stanno qua, a quelli che sono immigrati qua da noi e cercano di trovare miglior fortuna qui da noi, come molti nostri concittadini, fratelli in senso reale, sì, i parenti sono andati là in Argentina per cercare quella fortuna che qua non trovavano.